Shover, esci come sta il tuo show briller. Anzi, scusatemi per quella voce, ma che voce se ne deve andare? Io sono tornato, sono me stesso, ragazzi, mi chiamo Briller e oggi sono qui per condividere la prossima round di risultati. Come sapete, c'erano 16 squadre oppure città, 15 sono state 8 partite o tipo concorsi tra queste città, e dopo questo round avremo soltanto 8 squadre. Quindi andiamo subito a vedere chi ha vinto che cosa. Nella prima partita c'è stata Roma, quel potere grandissimo contro quello che pensava di farcela Brescia. E ragazzi, come potevate indovinare, ha vinto Roma con 84% del voto, che ci porta alla seconda competizione. Non so se si può dire, ma c'erano Firenze e Ravenna. Ravenna nel primo round ha battuto Bari, quindi adesso sta andando contro Firenze. Oh mio Dio, che paura! E infatti ha vinto Firenze con 84% come Roma. Quindi nel prossimo round vedremo Roma e Firenze, e dovreste andare a votare adesso in quella partita. Firenze, Roma, chi vince per voi? Però andiamo, continuiamo con lo stesso round, lo secondo round. C'è stata Torino e Modena. Ha vinto, come potevate indovinare ancora, Torino, ma soltanto con 70% del voto. Quindi Modena lottava un po', ma ha vinto Torino. Poi c'è stata Palermo e Verona. Questa partita è stata molto interessante perché ha vinto Verona con 55% del voto. Ciao Palermo, ci hai provato, ma Verona andrà contro Torino. Quindi andate a votare anche per quello. Andiamo dall'altro lato. C'è stata Milano e Trieste. Trieste, ho sentito che è una città molto bella, anche se non ci sono mai stato. Milano però questa volta ha vinto con 61% del voto. Milano andrà avanti contro o Bologna o Perugia. Voi avete votato Bologna. Perugia è una bella città. Bologna non ci sono mai stato. Ci sono sempre voluto andare, o ci ho sempre voluto andare, ditemelo voi. Ho sempre voluto andare a Bologna, non ci sono mai riuscito. 65% Bologna, che ci porta all'ultime due partite. Napoli e Padova. Ha vinto Napoli con 60% del voto, e Napoli andrà contro o Genova o Venezia. In questo caso ha vinto Venezia, quindi Napoli e Venezia. Mamma mia, che poteri grandi! Poi avremo Bologna e Milano, Roma, Firenze, Verona e Torino. Sono le ultime 8 città, ragazzi, come potete vedere qui. Oh mio Dio, sono molto entusiasta di vedere le ultime due round di questo concorso grandissimo. Votate ancora. Adesso siamo proprio arrivati al punto in cui non sappiamo benissimo chi vincerà. E tipo, c'è da tipo indovinare Firenze o Roma, non so quale, oppure tipo Milano o Venezia. Chi vincerà tra Milano e Venezia dovreste decidere voi. Quindi andate a votare, è molto facile, è gratis, non c'è bisogno di lasciare niente informazioni. Molto facile, andateci, iscrivetevi al mio canale e tra una settimana ancora vedremo le ultime 4 squadre e poi 2, e poi avremo finalmente un campione, ragazzi. Grazie per partecipare e ci vedremo alla prossima round, ragazzi.